Milano, devo dire, è una città molto piccola rispetto all'energia che sviluppa e quindi deve chiaramente far tesoro di questo. Cioè io credo che nel facilitare gli scambi, nell'essere sempre più fluida, sono questi evidentemente i parametri su cui si gioca la sua crescita e anche comunque il suo essere nella rete di metropoli internazionali importanti. A me piace pensare a Milano come una piccola New York, poi mi rendo conto che più passano gli anni e più la parola piccola si adatta a questa città, ahimè. Però comunque rimane un crocevia importante, rimane una città che offre delle grandi opportunità, rimane una città multietnica, anche se in maniera un po' provinciale. Ecco, qua siamo nell'atelier, nella bottega dove si lavora, dove costruiamo e realizziamo le nostre opere. Qua puoi vedere una spada. Questo invece è un modellino in scala 1 a 10 terzi di un trabucco, che è una specie di catapulta. Qui abbiamo le armi. E questo per cos'è? Perché abbiamo deciso di dichiarare guerra all'industria, quindi ci stiamo specializzando. Questi qui sono i nostri piccoli cavallini. Questo qua è un esemplare di Siderurgicus fortis, che abbiamo trovato scavando nel giardino, abbiamo trovato in mezzo, prima diciamo era una parte che emergeva, poi scavando e scavando abbiamo trovato tutti i pezzi, li abbiamo montati, non lo so, cioè, dimmi tu. Forse il motivo di ispirazione maggiore di Milano è la sua incompletezza, la sua evidente, diciamo, non so, disfacimento estetico. Ha molti elementi particolari nascosti, però non è una città spettacolare, non è una città da sogno. E forse questo può essere uno stimolo a creare poi dei sogni. Ma dove siamo? Siamo dentro la sala da cavallo. Questa è la discesa rapida. Guido, se possiamo seguire la scala da cavallo. Sì, andiamo. Milano città dove le cose devono nascere
già cresciute in qualche maniera. Infatti ti accorgi che è come se non ci fosse cultura giovanile. In questo Milano è diversissima Londra. Londra, New York c'è una cultura giovanile pazzesca. Milano assolutamente non ha cultura giovanile. A Milano c'è soltanto quello che è established. C'è difficoltà a far emergere anche la creatività e gli spiriti interessanti che ci sono. Bisogna sempre fare il doppio della fatica che si può fare magari sicuramente in una realtà più aperta e più libera. Come dire, un raccoglitore di energie e di idee, perché riesce appunto a condensare un tasso di energia e di creatività veramente importante. Milan, for example, has now become a center for designers from everywhere to come. So maybe there's not such a tight connection between national identity and design as there once was. E proprio il design penso sia, insieme alla moda, l'ultimo grande argomento che è rimasto di questa città, che ci tiene attaccati appunto al treno internazionale.